Ah, il magico mondo delle censure videoludiche, torniamo a divertirci dopo un po' di tempo che non se ne parlava. E voi direte, Harry, ma quando finirà questa storia? Ma non si rendono conto che sono ridicoli arrivati nel 2023? No, raga, non finirà perché ci sono anche giochi molto recenti, tipo dell'anno scorso. E la Sony in particolare è scatenata su questo fronte. Quindi facciamoci quattro risate assieme. Vediamo una top 5 più uno special di videogiochi horror in particolare che sono stati pesantemente censurati per poter uscire in alcuni paesi. Condividete il video se vi piace, ovviamente, con tutti i vostri amici. Fate un salto sul mio profilo Instagram che trovate qua sotto. Lasciatemi un seguito se volete fare due chiacchiere. Scrivetemi, come sempre, nei messaggi. Partiamo con Until Dawn, o meglio Anutiru Dawn, come immagino si chiami in Giappone, che a sto giro è protagonista insolito, visto che di norma ai giapponesi va bene quasi tutto. Anzi, sono loro i primi promotori di massacri, violenze assortite, porno tentacolare e tutto quello che gli pare, quelle cose divertenti che piacciono a loro, poi puntualmente censurate negli Stati Uniti, e da noi qui invece no, perché va bene tutto, ma non gente che viene falciata a metà da una sega circolare, che poi il resto del gioco resta uguale, ma evidentemente hanno un problema di seghe circolari nel sollevante. Ma ecco che Josh non appena sta per essere tagliato, taglio sì, ma a nero della scena, e non c'è più violenza esplicita, e anzi funziona, perché giustamente così ti fa restare il dubbio, magari Josh bambini è sopravvissuto, chi può dirlo? Secondo voi? Sentite, urla di gioia! Alla numero 4, Doki Doki Literature Club Plus, che è la nuova versione, quella a pagamento. Io ho avuto il culo di farlo gratis. Adesso in realtà non l'ho giocato, perché l'avevo già giocato, quindi non so che hanno cambiato, ma so delle censure. Attentissimi ai sentimenti dei giocatori PlayStation, che evidentemente vengono feriti più facilmente nell'animo. Yuri, nella scena in cui si accoltella tre volte al petto, si accoltella sempre tre volte al petto, però al posto che sgorgare sangue c'è inchiostro di sé. Che volendo è ancora più inquietante, si è affiancato sempre a quell'espressione. La cosa fantastica è che perfino la Nintendo, che è solitamente nota per tenerti per mano accarezzandoti, dicendoti che andrà tutto bene e la morte non esiste, al massimo si sviene per qualche secondo, lasciò la scena col sangue. Giocatori Play ci trattano come bimbi di 2 anni, e hanno ragione, ho avuto gli incubi con Doki Doki, è assolutamente giusto. Alla numero 3, The Last of Us, e torniamo in Giappone di nuovo, del quale potrete godere tra poco anche di un pezzo di doppiaggio. Avete mai sentito parlare Ellie in giapponese? Ah, date. Ma comunque è sempre da loro che a sto giro Naughty Dog ha dovuto fare i salti mortali per mantenere il più possibile integra l'esperienza di un gioco che di base prevede che tu non mantenga integri i corpi degli altri. Non era il 2, ma anche nel primo Remastered, eppure nella base mi pare di ricordare c'erano sbudellamenti assortiti che però scompaiono totalmente nella versione nipponica, che impedì che nel gioco apparisse carne smembrata. Specifico, cioè tutto il resto va bene, puoi massacrare corpi interi, ma se stacchi un pezzo da quei corpi apriti cielo, e quindi puoi sparare col pompa in faccia a un predone a un millimetro di distanza e quello muore con una feritina lieve sulla fronte, e David e i suoi amici cannibali, beh, non lo sono più, tagliano carne di manzo o direttamente niente, non si vede che cosa stanno tagliando. Il che è ancora più inquietante volendo, perché se nel gioco nostro sembra che Ellie la vogliano mangiare, in quello giapponese sembra che vogliono fa altro, che è perfino peggio. Quindi è la numero 2, Splatterhouse, classico cult della Namco Arcade, quindi solo su cabinato all'inizio, con protagonista Jason di Venerdì 13. No, solo che abbiamo un problema, questo è Rick Taylor. Direte, Rick Taylor, ma perché non aveva i diritti? No, esatto, non aveva i diritti, e proprio per queste ragioni a sto giro la censura, quando il gioco fu con porting appunto portato poi su console in America e Giappone, arrivò per evitare denunce assortite sull'immagine del noto ragazzone dei film, mettendogli quindi al posto della maschera di Jason Dawke un bel paio di mutandoni bordo in faccia, e per sicurezza gli tolsero pure il fucile a pompa e la mannaia, sostituendoli con dei molto più umani bastone e chiave inglese, che anche qui se ci pensate sono proprio gli strumenti che un bimbo può arrivare ad avere e usare, a differenza di un fucile a pompa e una mannaia, perfino in America. Quindi cos'è più pericoloso? Alla numero
numero 1, Martha is Dead, un gioco italiano di uno studio indie toscano che quindi se vi va di provare vi consiglio, perché non è male come horror psicologico, non è sto giocone, però c'ha atmosfera, è uno walking simulator, in pratica non c'è una vera interattività, e quella che c'era tra l'altro è stata praticamente rimossa su tutte di nuovo le piattaforme Sony, quindi giocatelo su Steam o dove vi pare, ma Play è sempre molto attenta la Sony al suo pubblico, tra cui per esempio le censurate abbiamo una scena iniziale in cui devi strappare via la faccia a una persona e poi un'altra in cui in pratica si pratica un aborto, e il tutto è motivato da, come confermato anche dallo studio LKA, erano contenuti che potevano offendere i giocatori più sensibili a quelle cose, che non giocheranno quindi a Martha is Dead ma a Super Mario World, a Terraria, non lo so, ma se sei sensibile a queste cose, cioè il gioco è solo questo praticamente, quindi cosa minchia vuoi? Alla più uno special Left 4 Dead 2, e chiudiamo con un gioco fighissimo ancora oggi e iper giga violentissimo ancora oggi per gli standard moderni pure, il cui obiettivo è sbudellare orde di zombie, direte voi, beh anzi è educativo, cioè che devi fare le carezzine sulla testa, non per gli americani a cui è noto piace falcidiare i non morti, ma che comunque sentirono l'impellente bisogno di far censurare la loro versione della copertina del gioco, perché invece avere una mano con delle dita falciate fu ritenuto oltremodo disturbante. Tolta quella, oh, torniamo a far esplodere teste. Ma Germania e Australia non erano d'accordo manco con questo, perché dalle loro agenzie di rating dei giochi gli zombie furono reputati troppo umani, e quindi stava brutto fargli saltare arti e cranio, perché magari poi per estensione ti veniva voglia di staccarli anche a persone meno morte, altresì note come ancora vive, crani e arti, e quindi tutta la violenza e il sangue furono completamente rimossi. In pratica la versione tedesca e australiana sono un gioco di fucili aria compressa e liquidator, con gli zombie che cadono a terra perché stanno al gioco e vogliono farti divertire, ecco. Allora, piaciuta questa top? Mi raccomando, condividetela con i vostri amici e ci vediamo domani per un altro video. Ciao!